Bentrovati amici di Policoro TV. Diamo il benvenuto a Giuseppe Di Bello, candidato per la lista del popolo per la Costituzione di Giuseppe Ingroia al Senato. Bentrovato, buonasera, grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi per avermi ospitato. Bene, allora, il segretario del suo partito in recente intervista ha affermato che la sovranità deve tornare di nuovo al popolo. Ma perché il popolo in Italia non è più sovrano? Diciamo che innanzitutto la sovranità monetaria è stata persa con l'ingresso dell'Italia nell'operazione euro, dove si fece quel calcolo 1936,27 come cambio e vennero posti dei limiti fiscali proprio perché non si dovesse superare un certo tetto di spesa, e il tutto poi nelle mani di paesi stranieri che di fatto hanno condizionato anche la crescita del paese, anche l'ammodernamento del paese, hanno condizionato negativamente. Cioè il paese in questo momento vive un momento tragico perché non vi sono le risorse neppure per l'essenziale. E quando dico essenziale parlo di ammodernamento dell'industria, anche sotto il profilo della, come dire, del controllo sull'ambiente, quindi l'industria deve essere sempre di più sostenibile, ecocompatibile. Molte fabbriche non hanno neppure i soldi per sostituire i depuratori, giusto per fare un esempio, oppure molte fabbriche non hanno neppure le risorse per cambiare tecnologia e rimanere a passo con i tempi. Però non è soltanto una questione di industria che si è fermata in Italia. In Italia si è fermato un po' tutto. Per cui noi chiediamo, come lista del popolo per la Costituzione, di ritornare alla sovranità monetaria. E insieme alla sovranità monetaria chiediamo che vengano cancellate delle leggi assurde, tipo il Jobs Act, tipo il lavoro a chiamata, il lavoro con i vouchers, la Fornero, che sono tutte cose che aprono sempre di più la forbice tra tanto tanto ricchi e tanto tanto poveri in Italia. E se vogliamo questa forbice, più si scende giù nel paese, più si va a sud, e noi viviamo nel mezzogiorno d'Italia, e più si avverte. Noi abbiamo delle situazioni paradossali dove pubbliche amministrazioni di territori con 100 comuni e il 40% di popolazione disoccupata che paga i propri dirigenti anche oltre 10, 12, 13 mila euro al mese. Ma chiedo scusa se la interrompo, il segretario Ingroia ha parlato di un programma rivoluzionario, sì. Ma in che cosa consiste allora, i punti principali che con il vostro programma volete attuare per far sì che venga davvero in Italia attuata una rivoluzione? Non è una rivoluzione intesa nel senso negativo del termine, ma nel senso più alto e più nobile del termine, perché i nostri padri hanno già dato sudore e sangue per regalarci questa Repubblica e per regalarci la Costituzione. Non a caso la lista del popolo si chiama lista del popolo per la Costituzione. Bene, quando mi fai questa domanda che è molto bella, che cosa volete come rivoluzione, no? L'articolo 11 della Costituzione, la Repubblica italiana ripudia la guerra. E noi chiediamo di poter diventare step by step, passo dopo passo, un paese neutrale. Un paese nel quale si vedano riconosciute ancora di più le identità che arrivano dal Medio Oriente, dal Nord Africa, dall'Africa, dall'Est e anche dal Nord Europa. Ma noi non dobbiamo prestare il fianco a nessuno, e quando dico nessuno, a nessuno, come fiancheggiatori di guerrafondai. No, questo noi non possiamo permettercelo. Così come noi non possiamo permetterci il lusso di dire che siamo contro le guerre
e poi produrre mine anti-uomo, bombe che ammazzano bambini e persone civili e venderle attraverso paesi terzi fino all'Arabia che ha guerra contro lo Yemen oppure fino ad altri paesi in conflitto. Ed è cosa che accade purtroppo in questo periodo in Italia come in altri paesi europei. Ma prendereste comunque parte, chiedo scusa, a qualche missione umanitaria nel caso in cui si dovesse... Ma le missioni umanitarie sono missioni umanitarie. Il termine non va confuso né va trasformato nel suo significato. Cioè, quando diciamo di essere contro le guerre, siamo e vogliamo essere, nel rispetto della Costituzione italiana, contro le guerre. Ecco perché il nostro obiettivo è portare il paese ad essere neutrale. Che non significa essere più deboli, attenzione, ma significa essere più forti. Perché significa dare quel senso di equilibrio al Mediterraneo che fino ad oggi non ha mai avuto. E voi immaginate tutti gli sbarchi che ci sono stati e quelli che continueranno ad esserci nel corso dei prossimi mesi e probabilmente anche per i prossimi anni. Se noi non diamo una direzione diversa al pianeta, perché il focolaio è qui, è sul Mediterraneo, inevitabilmente le persone saranno costrette a continuare a scappare dalle loro terre perché non sono più vivibili, non sono più ospitabili. Ma per limitare il fenomeno immigratorio, voi siete a favore di misure di intervento che avverranno, diciamo così, nei loro stati o qui in Italia? Quali sono le vostre proposte al riguardo? Allora, innanzitutto, quando si ospitano delle persone, quelle persone vanno ospitate con dignità. Qua, in questo paese, si è finito per non ospitare con dignità queste persone, perché poi le si vede mendicare fuori dai supermercati, dalle farmacie, dai locali. Perché voglio ricordare che il business è tutto e per intero in mano alle cooperative rosse, bianche o nere che siano, che ospitano gli immigrati. Questi immigrati alla fine della giornata prendono 2,50 euro. Le 45 euro che spende l'Unione Europea e la Repubblica Italiana per mantenere queste persone finiscono nelle mani di organizzazioni, tra virgolette, umanitarie. Noi vorremmo che si riuscisse a costruire una rete fatta da paesi sviluppati, occidentali, europei, insieme ai paesi dai quali fuggono queste persone, per restituire quell'equilibrio in casa loro, tali da evitare anche queste morti, che poi abbiamo tutti quanti noi sulle coscienze, perché sono ormai, si contano a migliaia le morti di persone che non riescono ad attraversare il mare per arrivare fin qui, oppure a causa del monossido di carbonio, perché stretti in un tir che attraversa la frontiera, o con tutti i mezzi che questi signori cercano per la fuga, arrivano in Italia così come arrivano negli altri paesi europei. Io penso, il più delle volte, soprattutto spinti dal fatto che non ce la fanno più a reggere una guerra a casa loro. Invece noi dovremmo cercare di costruire la pace. Un obiettivo del vostro programma è quello di costruire un'economia del benessere sociale. Sì. Allora, quali proposte per la Basilicata in particolare? Allora, la prima cosa che bisogna fare in terra di Basilicata è dire, nell'interesse di tutti, nessuno escluso, stop ad altri permessi di estrazione petrolifera. Stop. Perché quando qualche cosa supera gli equilibri su un territorio, finisce per, come dire, distruggere le altre attività che vivono su quel territorio. Allora, siccome noi abbiamo, in parte per disattenzione nostra come popolo, in parte per una cattiva interpretazione del ruolo del politico, che è inteso ragionare anche in nome e per conto del popolo che stava rappresentando in quel momento. Oggi noi ci troviamo con dei permessi, tipo il permesso Valdagri, tipo il permesso Tempa Rossa. Abbiamo due grandi attività di importazioni di veleni a scopo di lucro in terra di Basilicata. Uno ce l'abbiamo a Pisticci, Tecnoparco Valbasento, che è sotto processo nel processo ENI. E l'ultimo incontro si è celebrato il 12 febbraio, appena 3 giorni fa.
Abbiamo Fenice, che è stato oggetto di un processo abbastanza lungo per disastro ambientale, e un'altra società francese, l'EDF. Che cosa voglio dire con questo? Per restituire sviluppo, occupazione, qualità della vita in questo territorio, bisogna dire stop ad altri permessi di estrazione petrolifera, perché bussano alle nostre porte 17 nuovi permessi di petrolio, incluso Policor. Per cui, se noi aumentiamo quello che già sta distruggendo larga parte della nostra regione, ovvero le attività di petrolio e gas, significa ridurre l'agricoltura. L'agricoltura può arrivare, come in certe aree, poi al cosiddetto dettame del non food, cioè si può arrivare al rischio di non poter più produrre cibo a causa dell'inquinamento di quel territorio. Che cosa proponiamo noi? Noi proponiamo che si prenda in mano tutta la situazione delle reti infrastrutturali della Basilicata, che sono ridotte ai minimi termini. Parlo come strade, parlo come linee ferroviarie, parlo come tutta la rete infrastrutturale che dovrebbe collegare il territorio. Noi sono 130 comuni, serviti malissimo, e soprattutto l'ammodernamento anche dei mezzi pubblici che prendiamo noi e che prendono i nostri figli. Non ci dimentichiamo che appena pochi giorni fa un pullman che trasportava ragazzini ha preso fuoco, perché non c'era manco l'estintore carico e il pullman era vecchio. E quali sono le vostre proposte per quanto riguarda un miglioramento dei trasporti pubblici in Basilicata? Innanzitutto noi bisogna mettere mano a tutto ciò che è sospeso, ed è sospeso da anni, non per mancanza di risorse economiche, ma per un chiaro progetto politico che vuole che la Basilicata si desertifichi sempre di più. È un algoritmo: meno lucani ci sono che rompono le scatole, più noi possiamo venire ad estrarre petrolio, ad estrarre gas e importare rifiuti. Vogliono trasformare questo territorio nella Somalia del terzo millennio, questa è la verità. Noi ci sono risorse ferme sul dissesto idrogeologico e abbiamo tratti di strada che sono chiusi da anni, vedi la Basentana da Potenza ad arrivare a Sicignano, che era percorribile nella metà dei tempi 30 anni fa. Noi invece di andare avanti siamo tornati indietro. Ne abbiamo una tratta, è l'ultima in Italia, la Potenza Foggia ferroviaria, che è ancora a gasolio. Abbiamo speso miliardi e miliardi di vecchie lire per fare il tratto Ferrandina-Matera, ci sono tutti i piloni, ci sono tutte le opere infrastrutturali, mancava soltanto l'ultima parte della messa in opera, hanno interrotto. Perché? Perché vogliono spezzare in due la cultura della Basilicata, la storia della Basilicata e l'essenza stessa di sentirsi lucano, perché una parte dovrà andare per la Puglia, per il progetto delle macro regioni, e una parte con la Calabria, cioè Matera con la Puglia e Potenza con la Calabria. Questo è il disegno. Lei sta muovendo delle accuse molto pesanti, si assume la responsabilità anche delle affermazioni che sta facendo. Me ne assumo completamente le responsabilità. Ci sono delle opere che con pochissimo potrebbero essere ultimate, e noi vogliamo che, rispetto alle reti infrastrutturali, che ripeto sono del tutto inidonee non solo al periodo e all'epoca in cui viviamo, ma anche al flusso dei turisti. Parlano di Matera 2019, poi non abbiamo una rete infrastrutturale degna di questo nome. Abbiamo una costa ionica che è fantastica, meravigliosa. Il petrolio qua ancora non è arrivato e noi vogliamo che non arrivi. Faremo delle barricate affinché non arrivi qua il petrolio. Però che cosa riusciamo ad offrire oggi? Io non sto chiedendo la luna nel pozzo, ma cose che possono essere realizzabili, e ci sono i fondi per realizzarle. Non lo hanno voluto fare fino ad oggi e noi vigileremo affinché si facciano e al più presto possibile. E un'altra cosa che insieme alle reti infrastrutturali devono essere fatte con solerzia e con immediatezza è la restituzione sul territorio dei punti di sorveglianza sanitaria, perché quando si creano delle emergenze, quali quelle che si sono create sulla Val Basento, tra P2
Pisticci, Bernalda, Ferrandina, con tutti i veleni che ci sono, sito di interesse nazionale da bonificare, sulla Val d'Agri con il petrolio, sulla Val Sauro con il petrolio, San Nicola di Melfi con Fenice, e non si garantisce su quei territori la sorveglianza sanitaria, si sta commettendo un reato gravissimo, in violazione dell'articolo 32 della Costituzione italiana. La Repubblica italiana tutela la salute pubblica. Quindi lei continuerà la sua battaglia per l'ambiente, per la tutela dell'ambiente in Basilicata? Assolutamente sì. E la sua discesa in politica è collegata anche a questo? Assolutamente sì. Voglio ricordare che in tempi e in anni non sospetti io salii sul tetto dell'ospedale di Tinchi con la bandiera italiana in mano, perché già all'epoca dicevo che era un crimine chiudere le strutture ospedaliere che servono un territorio. Poi immaginate se chiudono l'ospedale di Policoro, che serve una vasta area. Noi dobbiamo rafforzare la presenza medica. Quindi, per esempio, quello che è uscito fuori l'anno scorso, valutazione di impatto sanitario, con un aumento del 45% in più delle morti, soprattutto sul genere femminile che sta di più a casa nell'area della Val d'Agri a causa delle estrazioni petrolifere, e diciamo che a noi non basta più la semplice ispezione temporanea. Noi chiediamo che ci sia la sorveglianza sanitaria, perché in un momento e in un'epoca nella quale ci costano i ticket, le visite specialistiche, i medicinali, il segreto non è farsi curare bene nell'azienda ospedaliera San Carlo tutta specchiata e tutta luminosa. Il segreto è non ammalarsi, la prevenzione. Ecco perché noi chiediamo che ci siano strutture in grado di verificare nell'immediatezza dei tempi anche, per esempio, le malattie cardiovascolari. Cioè, noi tutti quanti sono concentrati sul fatto dei tumori. Ma lo sfruttamento intensivo del territorio, qual è il petrolio e il gas, non provoca mica soltanto l'aumento di insorgenze tumorali, ma anche alle vie respiratorie e anche cardiovascolari. Noi abbiamo l'obbligo morale e civile di far controllare le popolazioni a rischio dai specialisti. Abbiamo i nostri laureati che girano il mondo e che non possono lavorare a casa nostra, perché magari ci sono dei direttori generali che non capiscono niente e prendono 400.000 euro al mese di stipendio, più di Donald Trump. Senta, il suo partito è favorevole all'abolizione della legge Fornero e del Jobs Act. Sì. Quindi quali sono le misure che proponete in tema di occupazione giovanile? La prima regola è che io non devo creare la menzogna perché devo far salire l'asticella Istat che ci sono più occupati. In realtà licenzio una persona a tempo indeterminato e ne assumo tre precari che avranno una vita d'inferno, perché tutte e tre insieme guadagneranno come quell'unica persona che è stata licenziata. Il nostro obiettivo è un obiettivo semplicissimo da raggiungere, ma ci vuole estrema serietà da parte delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni sindacali di categoria e, ovviamente, quando dico categoria dico sia dei lavoratori che dell'industria. Il patto qual è? I fondi europei. Tenete presente che i fondi 2014-2020 sono 2,4 miliardi di euro. 2014-2020. A ciò si aggiungono tutti i fondi delle royalty. Sono stati spesi non male, malissimo. Sono stati spesi per ripianare i bilanci che hanno reso in rosso degli emeriti incapaci che sono stati messi lì come dirigenti generali e dei consigli di amministrazione che alla meglio delle ipotesi si sono riuniti due volte al mese per avere un gettone di presenza di 2.000 euro per due volte al mese, 1.000 euro a gettone per una chiacchierata così come ce la stiamo facendo noi. Quindi noi vorremmo evitare gli sprechi, e si può evitare, si deve evitare. Vorremmo che venissero tolti tutti i privilegi, stop a direzioni generali insignificanti che servono soltanto per buttare soldi dalla finestra, e dare garanzie ai piccoli e alle piccole e medie imprese, agli artigiani, agli industriali anche, di avere i benefit giusti per trattare dignitosamente il cittadino lavoratore, ancor prima che lavoratore cittadino, che ha diritto di cittadinanza e che vive sotto questo cielo nella Repubblica Italiana, sottoposta alla Costituzione Italiana. Articolo 1,
la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, non sullo sfruttamento del lavoro. Ma il punto di, qualche punto del vostro programma sembrerebbe essere molto simile a quello del Movimento 5 Stelle, con il taglio dei privilegi. In cosa vi differenziate da loro? E perché dovrebbero votarla e dovrebbero sostenere la lista del popolo per la Costituzione e gli elettori il 4 marzo? Allora, la lista del popolo per la Costituzione è un movimento nuovo. Nuovo, e quando dico nuovo, non ci sono vecchi tromboni, palloni gonfiati, dottoroni e professoroni che si sono messi il cappello sulla sedia creando un nuovo soggetto politico, però con delle persone vecchie. La lista del popolo per la Costituzione è una lista civica fatta da gente del popolo e che ha degli obiettivi ben precisi, molto semplici anche da interpretare, e non ha padroni, per cui in casa della lista del popolo per la Costituzione non c'è il casaleggio o il grillo di turno che si alza la mattina e ti mette fuori. Vige la democrazia, non l'ordine perentorio che ti arriva dall'alto e tu devi rispettare. Quindi io credo che la differenza sia sostanziale. Noi sì, diciamo le stesse cose, la democrazia dal basso, ma è democrazia dal basso vera. Cioè la partecipazione e tutto ciò che si riferisce al rispetto degli altri, al rispetto della società civile, al rispetto delle istituzioni. Per cui sicuramente siamo molto più vicini al pensiero del Movimento 5 Stelle rispetto al pensiero di partiti che hanno... Perché vi dovrebbero votare? Con questo chiudiamo, perché il tempo a disposizione è finito. La pregherei una risposta davvero veloce. Allora, innanzitutto dovrebbero votarci perché siamo delle persone che intendono raggiungere obiettivi perseguibili e raggiungibili. Niente chiacchiere, stop chiacchiere. Se ne sono fatte abbastanza. Dovrebbero votarci perché tutti gli altri hanno fatto letteralmente pena. Hanno fatto bene, io non so con quale faccia, con quale coraggio verranno a chiedervi il voto. Ma loro non stavano su Marte negli anni passati. È finita una legislatura e loro stavano comandando. L'ultimo trimestre, 2017, ci sono 3.500 lavoratori in meno. Ma voi sapete che il permesso Valdagri, tutto il permesso Valdagri, con tutto lo sfruttamento che c'è, quanto personale lavora a tempo indeterminato lì dentro? 300. Magari se vuole tornarci a trovare in un'altra occasione, noi saremo ben disponibili ad ascoltarla ancora. Adesso però sono davvero costretta a interromperla, dobbiamo chiudere qui l'intervista per garantire la par condicio anche agli altri candidati. Io la ringrazio, le faccio un grosso in bocca al lupo per questa tornata elettorale e do appuntamento agli amici di Policoro TV con la prossima intervista. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie.